Ampia partecipazione all'assemblea convocata dai componenti del comitato pro tribunale. Molti gli amministratori presenti, come pure tanti cittadini che nemmeno in questa occasione hanno fatto mancare il loro sostegno alla battaglia per salvare e dunque far ritornare in vita il Palazzo di Giustizia di Sala Consilina. L'incontro che si è tenuto ieri sera presso l'auditorium dei Cappuccini tuttavia non è riuscito nell'intento principale, quello di aprire un dialogo, un confronto tra i tanti che in queste settimane si sono schierate contro il piano di riordino della geografia giudiziaria e il Consiglio dell'Ordine Forense Salese. Quest'ultimo, infatti, secondo molti e come riportato anche in una lettera aperta, non si sarebbe battuto, comunque non avrebbe partecipato attivamente alle iniziative messe in campo per scongiurare la soppressione del presidio giudiziario di Via Tressanti. Il Consiglio dell'Ordine ha preferito disertare anche l'incontro di ieri sera e convocarne un altro, autonomo, per le prossime ore ad Atena Lucana. Ma polemiche e controversie a parte, anche ieri i componenti del Comitato Pro Tribunale di Sala Consilina hanno rimarcato la volontà di voler proseguire con le azioni di lotta perché da Roma potrebbe esserci ancora una possibilità di revisione dell'ordine di chiusura, così come ha rimarcato il segretario provinciale della CISL. Lo spiraglio è questo, confermo comunque l'impegno ripetuto più volte dal Ministro a seguire costantemente gli effetti della riforma e a valutare nel prossimo futuro l'eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla legge delega, tenendo nel massimo conto i contributi che dovranno venire dalle forze politiche e dai soggetti interessati. Intanto l'avvocato Angelo Paladino, schierato da sempre in prima linea per difendere il Palazzo di Giustizia di Sala Consilina, ha rimarcato nuovamente le sue perplessità circa l'andamento dell'attività giudiziaria a Lago Negro. Lago Negro abbiamo assistito ad una cosa allucinante, cioè un tribunale che non riesce a fare nemmeno mezza udienza perché si pretende che lo stesso magistrato faccia udienza civile e udienza penale. Dottor Russillo doveva fare udienza civile, udienza penale, ha fatto male sia l'una che l'altra, anzi una non l'ha proprio fatta, l'ha rinviata. Stessa cosa con la dottoressa Abramo, che ha rinviato tutte le cause civili con la presenza dei testimoni. Cioè sono venuti i testimoni da Sala Consilina che come sono venuti sono andati via, per cui siamo alla paralisi più completa.